Così qui con la rubrica sugli acquisti dei manga della settimana. Anche questa settimana sono abbastanza pochi, sono 4. Partiamo con un fumetto che forse probabilmente è stato un errore acquistarlo, poi vedremo in futuro. Fungus and Iron, un fumetto al numero 3 in 4 numeri in prosecuzione in Giappone di un'autrice al suo debutto, Ayaka Katayama. È un fumetto di fantascienza e mistero. Ho notato che non ha delle grosse votazioni. I disegni sono carini, niente di eccezionale, ma decenti. Però ho notato che non ha degli ottimi voti. Vedremo in futuro come sarà. Poi tutt'altro calibro per il secondo fumetto che è Bentornato Alice di Shuzo Oshimi, uno dei miei autori preferiti, un autore molto ha avuto un'evoluzione molto particolare, perché sinceramente i primi fumetti che ha fatto li ho letti e non mi sono piaciuti, e quelli successivi invece sono dei capolavori. Alcuni sono dei veri e propri capolavori. A breve, allora, poi vi dirò a fine video quello che farò nei prossimi giorni. Ho avuto dei contrattempi, quindi ho un po' rimandato questa rubrica sulle rubriche sui manga. Comunque, Bentornato Alice, numero 6, 7 in corso in Giappone. Il disegno di Oshimi è molto cambiato nel proseguo della sua carriera, è diventato molto più tratteggiato, quasi meno dettagliato, ma molto più fine, più di classe, tra virgolette. Riesce decisamente meglio a esprimere i sentimenti dei personaggi adesso rispetto a prima, e fa anche dei fumetti diversi. Il fumetto parla di un'amicizia tra due ragazzi e diciamo che dovrebbe parlare di, diciamo, non disturbi, ma problemi adolescenziali riguardanti, diciamo, tumulti e passioni sessuali. Io ho sempre grossa fiducia nei fumetti di Oshimi. Poi, il prossimo fumetto, l'ho preso perché ero molto interessato, mi sembrava molto interessante come storia, è Boys Abyss. Scusate, il primo fumetto, Fungus Iron, è della Star Comics, mentre Bentornato Alice è della Panini. Boys Abyss è della Panini lo stesso. È un fumetto 14 numeri in corso, siamo al numero 9. I disegni sono carini, abbastanza classici, però mi era piaciuta molto l'incipit della storia, perché parla di un 17enne che praticamente ha dei grossissimi problemi finanziari, scusate, familiari, e cerca di aiutare la famiglia, ma oltre a questo diciamo, subisce bullismo da quando è l'infanzia, dall'infanzia, e insomma. Sembra un ottimo fumetto, molto angosciante, credo. Speriamo, insomma, che finisca in non troppi numeri, perché già 14 numeri sono parecchi, considerando che è un fumetto, non è uno shonen, assolutamente. Comunque, ultimo numero, ultimo fumetto, super interessante, è Il viaggio di Shuna di Miyazaki. In realtà questo qui non è un vero e proprio fumetto, è edito da Bao. È una sorta di quasi libro illustrato, la seconda opera di Miyazaki cartacea, perché la prima è Nausicaa. Il disegno, diciamo, il manga, chiamiamolo manga, è tutto a colori. Come vedete ci sono una sorta di descrizioni comunque nella pagina, non come se fosse proprio balloon, vedete? Molto interessante, l'edizione è molto bella ma con carta riciclata. Avrei preferito fosse non carta riciclata, però
La copertina rigida è molto bella, i disegni di Miyazaki sono clamorosi, costa parecchio perché considerate che è una edizione da 23 euro. Volume unico, ovviamente, volume che leggerò, credo tra non molto, te molto tempo, anche perché si leggerà molto velocemente. Allora, sto preparando la recensione di Black Jack che uscirà questa settimana, la settimana che entra, e sicuramente la prossima recensione che farò sarà il viaggio, l'ultimo viaggio delle ragazze che sto preparando. Spero di riuscire a farle forse anche entrambe la settimana prossima. Ci proverò. Al massimo inizio della successiva. Poi la successiva sarà Drifting Net Café di Oshimi. Quindi sto preparando diverse cose. Purtroppo ho avuto dei problemi e non sono riuscito a gestirle bene. Cercherò di essere un pochettino più veloce in questo periodo per cercare di darvi più recensioni possibili. Spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo per questa rubrica la settimana prossima.